Scioglio! E bentornati in Animal Crossing New Horizons! Nello scorso episodio il centro servizi è stato chiuso per essere rinnovato e upgradato a qualcos'altro e senza alcun dubbio oggi vedremo esattamente quella cosa lì. Abbiamo farmato molti soldi apposta perché volevo comprare le rape. Ma le rape si comprano solo di mattina. E non devo trovare un metodo per riuscire a giocare ad Animal Crossing di mattina, perché non c'ho mai tempo la mattina di farlo. Ho da editare video e preparare video per il canale, non c'ho modo di farlo. Non so come, devo trovare un modo. Quindi questo qua si vedrà. Sono molto incuriosito per vedere cosa succederà con Tom Nook. Quindi non perdiamoci in chiacchiere, perché di sicuro avremo un po' di cose da fare. Entriamo in Animal Crossing New Horizons, vedendo cosa ha fatto con il posto. È un edificio adesso. È un edificio con buona piazza. Ah, sì, ciao a tutti. Parla Tom Nook. Sono le 14:15 di lunedì 30 marzo 2020. Immagino che sappiate già cosa vi attende. Sì, mi riferisco al grande annuncio del giorno. Come già detto nel comunicato precedente, oggi abbiamo ultimato la costruzione del centro servizi. E non è ancora tutto per oggi. Al nostro staff qui sull'isola si aggiunge un nuovo volto. Non essere timida, avvicinati. Isabel! Fuffi in italiano. Isabel è più bello. Ciao a tutti, sono Isabel. Come ha detto il signor Nook, faccio parte del centro servizi di Flimbo. Ho ancora molto da imparare, ma farò del mio meglio per aiutare tutti coloro che vivono su quest'isola. Sì, Isabel ha già delle esperienze nel campo dell'assistenza ai residenti e sono certo che sarà di grande aiuto. Sì, ho altre notizie da comunicare. L'edificio non è l'unica cosa nuova. Anche la nostra piazza ha subito alcuni necessari cambiamenti. Bene, finora è stata al centro nevralgico dell'isola, sia per residenti che per turisti e visitatori. Ma sarà anche teatro di occasionali eventi stagionali, quindi fateci un salto più spesso. Sì, sarà da divertirsi per tutti. Bene, credo che per oggi sia tutto. Eccetto forse per un piccolo dettaglio, quello di oggi è stato il mio ultimo comunicato. Sì, a partire da domani sarà Isabella la vostra nuova fonte di informazioni qui sull'isola. Ah, farà lei comunicati? Farò del mio meglio per fornirvi tutte le ultimissime notizie. Spero di non deludere le vostre aspettative. Ah, davvero? Ok. Bene. E adesso è veramente tutto. Un nuovo edificio e un nuovo membro dello staff. La nostra comunità continua a crescere e niente più può fermarla, sì. Scoprire le novità al centro servizi è facile. Basta fermarsi e chiedere. Naturalmente organizzeremo una cerimonia per inaugurarlo come si deve. Vabbè, le cerimonie sono inutili. Sono assolutamente inutili le cerimonie. E voi siete tutti invitati, sì. Bene, credo sia tutto. Io e Isabel saremo a vostra disposizione per qualsiasi necessità. Ok, perfetto. Quindi adesso abbiamo un edificio intero. Cos'è, un municipio? Abbiamo un municipio al centro dell'isola, buono. Ci saranno nuove cose al punto Nook da comprare? Cosa c'è di nuovo grazie a questo municipio? Non credo sia solo estetica, non penso almeno. Perfetto, quindi adesso abbiamo un municipio. Abbiamo come sempre un nuovo messaggio. Quindi vediamo che ci dicono. Un messaggio da Nook Inc. Per festeggiare il nuovo centro servizi sono ora disponibili molti articoli da scambiare con le miglia. E infatti ci sono nuove cose da ottenere con le miglia. Inoltre, il nuovo servizio miglia di Nook Plus permetterà ai suoi membri di ricevere miglia moltiplicate per 5. In allegato un regalo per celebrare. Fammi vedere un secondo. Voglio vedere un secondo il mio Nook Phone. Miglia Nook è per... Ah, il primo è per 5. Ok, la prima cosa è per 5. Vendi un articolo... Ah, devo vendere un articolo... Devo creare un articolo del giorno e venderlo per ottenere 1000 miglia. Lo devo fare perché ovviamente 1000 miglia sono davvero tante. Non ho mai venduto una singola volta l'articolo del giorno perché era sempre tipo un mobile e non c'ho voglia di craftarlo. Semplicemente per questa ragione qua. Tra l'altro, dallo scorso episodio ho fatto un'altra live in cui ho cercato di catturare tutti i pesci e tutte le cose che potevo catturare la sera e che potevo catturare prima della fine di marzo. Volendo appunto stare dietro al museo e volendo stare dietro a tutte quelle cose lì, ho cercato di trovare tutti i pesci e tutte le cose che devo trovare entro marzo, subito, in modo che non debba aspettare fino tipo a dicembre di quest'anno, che è un pochino distante. We did it, boys. Wow. Ho preso un diamond. Quasi non ci speravo, sì. Minchia, 80 esche. Ok, possiamo iniziare a cercare altri pesci ora. Trovato. È lui o non è lui? Ma certo che è lui. Ho preso uno storione. Che storia. Dai che è lui. L'ho visto che era lui, si comportava in modo differente. Avevo visto che era lui. Il tonno, l'ho trovato. Si muoveva leggermente diverso. Ho preso un tonno, peso una tonnellata. Torno indietro, a destra della piazza. Oh, sì, lo sento.
È lui! È lui! E vai! Ho preso un grillo talpa! Sentirà il suo canto da sottoterra? Oh, non è così difficile allora! Per fortuna me l'avete fatto... Io non l'ho mai sentito, per fortuna ce l'avete voi! Ragno! Oh, ragno! Ragno! E vai! Ho preso un ragno! L'ho cavato dal buco! Yes! E queste qua sono tutte le cose che sono riuscito a catturare. In realtà ho catturato anche un marlin, ma quello mi è successo non durante la live, ma semplicemente mentre giocavo il gioco e stavo preparando cose. In realtà al momento attuale, se non sbaglio, ho catturato ogni singolo pesce possibile immaginabile in questo periodo qua. Per i prossimi pesci bisogna aspettare almeno fino ad aprile. Non è lontano, ma bisogna aspettare fino ad aprile. E le uniche cose che mi mancano da catturare per il momento sono appunto gli insetti che compaiono soltanto di mattina. Che purtroppo... Oh, c'ho le tasche piene? Sì, ho le tasche piene. Sto cercando di mettere i soldi nell'inventario in modo da poterli... Per poterli mettere in ostello, ma non me l'ha fatto fare. Tra l'altro nel regalo abbiamo ottenuto un coupon Miglianuca. Ah, bene. Questo mi torna assolutamente comodo. Allora, c'ho l'inventario davvero pieno. Andiamo a vendere le cose inutili che abbiamo nell'inventario. Perché ovviamente, cercando pesci, cercando insetti, ho trovato un sacco di pesci e insetti che semplicemente devo vendere. E quindi adesso bisogna venderli. Allora, poi sono curiosissimo di vedere cosa c'è nel municipio. Ma ci penseremo dopo al municipio. Prima andiamo un attimo alla bottega Nuca. Vendono sempre cose strane Mirko e Marco, non capisco. Non capisco assolutamente, ma va bene. Mi devo vendere un po' di cose. Ho scoperto pure un metodo relativamente semplice per catturare le vespe. Quindi se riesco voglio mostrarvi come si fa. Perché in realtà scoprendolo comunque devi un attimo prepararti. Però non è così complesso. Allora no, forse è meglio se prima passiamo dal municipio e mettiamo i soldi dentro lo stellomat. Perché sono davvero in una situazione incasinata con i soldi. C'ho l'inventario pieno di sacchi di soldi. È meglio se li mettiamo nello stellomat. Quindi prima facciamo questa cosa qua. Un secondo. Questo qua appunto è il municipio. Sono pure iniziate a nascere le pesche, fantastico. Per gli alberi di pesca dobbiamo ringraziare Frey che ha portato un sacco di alberi di pesca e ce li ha piantati nell'isola. Quindi questo qua ci tornerà senza alcun dubbio utile. Mentre gli altri alberi, questi qua dovrebbero essere alberi di mela, arancia e forse anche qualcuno di pera. Quindi abbiamo tutti la frutta del gioco, però per il momento abbiamo pochi alberi e possiamo produrne poco. Vediamo un po'. Oh, salve! Cambiato il posto quindi. Ah, Gravier! Salve, salve! Un cordiale benvenuto alla nuova tenda del centro servizi. Oh, ho detto tenda? Intendevo edificio, che senza il tuo aiuto non avremmo potuto inaugurare. Bene, bene. Come ho accennato nel comunicato, un nuovo edificio richiede anche un nuovo personale. Toccherà a Isabelle prendersi cura di tutti noi. Non mi piace Fuffi, è brutto Fuffi. Tu sei Gravier, giusto? Il signor Nook mi ha parlato di te. Questo è il mio primo giorno, quindi ho ancora tanto da imparare nel mio nuovo ruolo. Ma la vita sull'isola mi affascina talmente tanto che darò il massimo per aiutare tutti. Sì, sì, proprio così. Isabelle e io ci daremo da fare per essere di supporto a tutti voi. In generale, io mi occuperò di tutto ciò che ha a che fare con dimore ed edilizia. Isabelle, invece, vi aiuterà con tutto ciò che riguarda la vita sull'isola e i servizi per la cittadinanza. Scegliti lo sportello appropriato quando serve aiuto e saremo da te in un batter di coda. Inoltre, ti spiegheremo tutto quello che c'è da sapere sui nostri nuovi servizi. Ora che abbiamo chiarito alcuni particolari, voglio parlarti di una faccenda che richiede il tuo aiuto. Quando hai un momento, accomodati al mio sportello. Spero che continuerai ad aiutare Flimbo e il nostro nuovo centro servizi, il Muratura. Buono? Sono contento, di sicuro adesso ne andremo a parlare. Prima però, visto che mi ha bloccato lo Stellomat nel giorno in cui mi serviva lo Stellomat, per tutta la giornata di ieri il punto Nuke è stato fuori uso a casa di lavoro presso il centro servizi. Per farci perdonare a tutti coloro che oggi accederanno al punto Nuke e riceveranno 500 miglia. Inoltre il bonus giornaliero verrà calcolato come se avessi usato il servizio per 7 più giorni di seguito. Ah, per fortuna, ok. Ero preoccupato che stasse qua. E se me le rovinava era un pochino sfortunata come cosa. Abbiamo da rimborsare 300.000. Noi abbiamo 768.000 al momento attuale. Abbiamo davvero molti soldi grazie a tutte le tarantole che ho trovato. Però appunto per il momento preferirei mettere soldi da parte per comprare tante rape e ottenere ancora più soldi. Vorrei fare questa strategia qua. Ho mancato le rape. Non ci ho proprio pensato. Con il casino del fatto che lo Stellomat era chiuso, ero preoccupato che non potessi utilizzare il centro servizi e tutto il resto, non ho proprio pensato a controllare quando venisse. È stato un errore da parte mia che è stato causato da tutto il casino che c'era attorno. Adesso vado a finire di vendere tutte le cose che ho in casa. Che ho sbagliato, l'ho messo in casa, dovevo in realtà metterle davanti al negozio perché sarebbe stato molto più veloce come cosa. Però vendo tutte le cose extra che abbiamo in casa e poi pensiamo al resto. Ok, queste qua sono le ultime cose che dobbiamo vendere. Abbiamo fatto anche questa cosa qua. Voglio, sono molto curioso in realtà di vedere cosa posso comprare con il nuovo Miglia Nuke. Perché da quello che ho capito, da quello che penso che con il nuovo punto Nuke upgradato possiamo comprare delle cose nuove. Ehi, 29.000 stelline. Ho trovato pure un secondo Marlin, quindi anche quello lì vale un sacco di soldi. Perfetto, buono. Voglio vedere cosa si può fare adesso con le stelline perché
Se posso comprare qualcosa di particolare, se posso tipo, non lo so, avere altri upgrade del tipo nuovi attrezzi ancora più forti o roba del genere. So che esistono appunto gli attrezzi di oro che ottieni se spacchi quel tipo di attrezzo 100 volte. Però al momento non c'è nulla del genere. Non so se c'è tipo un attrezzo di ferro, attrezzo più forte o roba del genere si può creare. Quello non ho idea. Allora, municipio, fatemi accedere al punto nuke. Voglio vedere cosa mi danno. Che fanno? Che stanno facendo? Perché? Vabbè, non importa. Pantalone strappato, va bene. Scatolone, certo, mi serve un altro scatolone. Pavimento mosaico blu. C'è uno molto simile, ma va bene. Li prendiamo perché sono lì gratuiti. Allora, punto nuke. Vediamo, usa le miglia nuke. C'è qualcosa di nuovo nelle miglia nuke? Il coupon stelline. Un coupon che puoi vendere al negozio per 3000 stelline. Disponibile. Ah, ok. È per trasformare miglia in stelline in fretta. È una cosa interessante. Uso avanzato delle tasche. L'uso avanzato delle tasche mi permette di avere uno slot in più nell'inventario. Cioè, una fila in più? Un secondo. Questo è molto interessante. Compriamo l'uso avanzato delle tasche. Perché se posso davvero avere un inventario più grande. Da quel che so, in realtà si può avere un inventario più grande. Ma non pensavo si ottenesse così in fretta. Un secondo. Stiamo scherzando. Ok. Ora è tutto chiaro. Ho padroneggiato l'arte del mettere in ordine. Scommetto di riuscire a portare un sacco di cose adesso. Ma che bello. Ma che comodo. Ma assolutamente che comodo. E beh. Quanta roba in più. Allora, voglio parlare con entrambi, ma prima parliamo con Tom Nook, perché Tom Nook mi aveva parlato di un servizio di cui lui aveva bisogno, quindi parliamo un attimo con lui. Prima di tutto, fammi spiegare di quali servizi puoi usufruire al mio sportello. Oltre ai miei servizi usuali, puoi rivolgerti a me anche per tutto ciò che concerne l'edilizia sull'isola. Ci sono tanti piccoli progetti che renderebbero la vita sull'isola più comoda e bella. Posso aiutarti a costruire ponti o rampe con scalini o senza, o anche spostare edifici già esistenti. Questi sono servizi aggiuntivi che non fanno parte del pacchetto base e come tali devono essere pagati. Ora che sei al corrente di tutto, che ne pensi? In che modo posso esserti d'aiuto? Qual era la tua richiesta? Oh, vedo che la curiosità di sapere come puoi aiutarci ha avuto la meglio, sì? Beh, abbiamo un bel edificio per il centro servizi ora. E di sicuro hai già ammirato la piazza, sì? È pronto per accogliere qualsiasi evento importante, se vuoi sapere la mia opinione. Se penso che, quando abbiamo iniziato, era un'isola deserta, ci vuole qualcosa di memorabile. Oh, sì! Ho dei progetti fantastici. Dimmi tutto. Oh, ora ho la tua completa attenzione. Il nostro obiettivo è... avere in concerto qui a Flimbo KK Slider, il musicista di fama mondiale. Ehi, Gavir, di certo tu sai chi è KK, sì? È quello che mi è apparso in sogno, ma per il resto non ne ho idea in realtà io. Cosa? Dici sul serio? La radio non fa che trasmettere le canzoni di KK e tu non ne hai mai sentito parlare? Aspetta, vuol dire che devi ancora provare l'emozione di ascoltare la sua intera discografia. In un certo senso, quasi ti invidio. Va bene, scusa, non facci caso. Ormai hai capito che sono un grande fan. È facile che finisca per divagare. Torniamo a noi. Se teniamo qui un concerto di KK, Flimbo diventerà famosa. Abbiamo fatto tanto finora per lo sviluppo dell'isola. Uno spettacolo con KK sarebbe la ciliegina sulla torta. Spero che ci aiuterai, Gavir. Se vuoi sapere i dettagli, vieni pure di nuovo da me e chiedermi cosa dovrei fare. Ok. Dimmelo subito, a questo punto voglio saperlo. Cosa dovrei fare? Dimmi tutto. Ah, mi pare di capire che non vedi l'ora di conoscere i dettagli del mio piano per il concerto di KK qui, eh? L'ho chiamato Progetto K. Il mio progetto si divide in tre fasi principali. Per prima cosa, ci servono più visitatori. Poi abbiamo bisogno di altri abitanti. Infine, dobbiamo darci da fare per migliorare l'immagine generale dell'isola. Aumenteremo il numero di turisti e di abitanti e Flimbo sarà amata da tutti. Al punto che la notizia arriverà all'orecchio di KK, il quale accetterà di fare un concerto qui. Dunque, la prima fase è aumentare il numero di turisti aggiungendo un'area per campeggio all'isola. Così sarà più facile per i visitatori farsi un'idea di come si vive qui e sarà anche un'ottima pubblicità. Detto questo, potresti tirare fuori il tuo smartphone, Gavir? Dipende. Sì, diciamo di sì. Ecco fatto. Ti ho inviato lo schema per un kit per area campeggio. Conto su di te per la creazione oltre alla scelta di dove piazzarlo sull'isola, mi raccomando. Ora che ci penso, qua dentro non posso più craftare. Oh no, posso craftare qua. Ah, posso craftare qua, ok, per fortuna. Kit area per campeggio. 15 legno normale, 15 legno morbido, 15 legno duro, 15 minerale ferro. Ho tutto perché ho un sacco di roba nel magazzino in casa. Quindi questo qua ci torna almeno facile da fare. Ho una lampada di bambù e non lo sapevo? Posso craftare una lampada di bambù e io non lo sapevo? Perché non ho mai craftato una lampada di bambù? Ovviamente abbiamo bisogno di una lampada di bambù. Allora, posso pure parlare un attimo con Isabel? Di cosa ti occupi quindi? Benvenuto, Gavir. Ti ricordi di me? Sono Isabel. Non vedo l'ora di aiutarti con la tua nuova vita qui a Flimbo.
A questo sportello posso aiutarti a risolvere problemi generali o noie causate da altri abitanti. Ok, scenderemo nei dettagli quando sorgerà il problema effettivo. Per ora non serve preoccuparsi. Ma dato che sei qui, ne approfitto per chiedertelo. Hai qualche problema in particolare? Sì? Oh, che emozione! La mia prima richiesta ufficiale. Chiedo scusa. Non sono stata molto professionale, vero? Dunque, cosa posso fare per te oggi? Cambiare l'inno, cambiare la bandiera, parlare di un abitante. Posso cambiare ste cose? E in effetti avevo visto, perché sono stato sull'isola di Frake, Frake ha cambiato la bandiera. L'inno non so che significa. C'è un inno? Posso far dire a tutta l'isola Shaoyou? Al momento in realtà non c'ho nessuna preoccupazione né altro, quindi penseremo a queste cose qua casomai in futuro. Al momento non mi sembra di avere estrema necessità di cose del genere. Ok, perfetto. Quindi questo qua è quello che dobbiamo fare adesso. Dobbiamo costruire il palco, quello che è, non mi ricordo, il kit da campeggio, non mi ricordo il nome preciso, per l'obiettivo di Tom Nook. Cosa che mi va benissimo, faccio molto volentieri perché non mi torna assolutamente complessa come cosa. Poi ovviamente andremo a fare anche altre cose sull'isola, ma visto che ci sta richiedendo queste cose qua, le faccio molto volentieri subito. Allora, ho 30 legna dura, 30 legna morbida, 30 legna normale. E prendiamo 20 di ferro perché almeno non mi riempio di inventario di cosa che poi mi devo levare. Kit area per campeggio. Posso craftarlo subito, perfetto. Quindi questo qua possiamo crearlo senza nessun problema. Ho realizzato un kit area per campeggio. Dove lo vogliamo mettere? Quanto spazio ci richiede il kit area per campeggio? Posso fare una veloce prova qua. Ah, è piccolo. Ah, questo almeno non è troppo grande. Tutte le ultime cose che ci hanno fatto fare erano davvero molto grandi. Ero preoccupato che anche questo qua fosse gigantesco, ma non mi sembra il caso e che mi va benissimo. Potremmo metterlo qua accanto, molto vicino al restante degli abitanti. Però non saprei dove mettere le cose adesso. Sto iniziando ad avere delle idee per fare una bella isola per decorarla in futuro, perché senza alcun dubbio in futuro lo faremo. Ma inizierò a farlo per bene quando avremo la maggior parte delle cose in posizione, perché al momento attuale non abbiamo ancora un sacco di funzioni e non so cosa fare anche tipo con questo. Cosa faccio con il kit da campeggio? Boh, lo metto... decido dove metterlo, non so dove metterlo. Questa zona qua non c'abbiamo ancora nulla. Potremmo metterlo qua. Va bene, vediamo com'è il posto. Cioè, non so quanto sia importante quanto dovrei tenerla vicina, perché da quello che ho visto è una tenda per visitatore, quindi credo vada bene ovunque. Va bene qui? Sì, credo vada bene qua. Top. E così abbiamo messo in posizione l'area per campeggio, che dovrà essere costruita. Spero finisca domani. Oh, l'albero di soldi è cresciuto, ma questi qua credo siano soldi da 1000, vero? Sono quelli sbagliati. Avevo sbagliato completamente con quest'albero qua. L'ho fatto due volte questo errore, perché il menu è lento e non è ultra reattivo e quindi sbaglio. Sono tristissimo di aver fatto questo errore qua. Comunque, adesso possiamo tornare a parlare con Tom Nook e vediamo se ci dice di fare qualcos'altro. Potrebbe benissimo dirci di fare altri obiettivi e farci costruire altre cose, come potrebbe dirci: ehi, l'hai piazzato, aspettiamo un giorno. Quindi vediamo che succede. Ah, Graver, salve, salve. Hai trovato una buona posizione per la nostra area per campeggio? Ma certo. Splendido, non vedo l'ora di scoprire quale posto hai scelto. Ora che la posizione è decisa, posso iniziare con la costruzione. Domani avremo una magnifica area per campeggio a disposizione dei turisti. Che emozione. Devo costruire qualcos'altro per te? Oppure bisogna aspettare e basta. Quando l'area per campeggio sarà aperta, probabilmente vedremo volti nuovi. Se ci sono visitatori interessanti, almeno un po' a flimbo, mi metterò all'opera. Sono certo che li convincerò a fermarsi qui in pianta stabile. Ma forse sto correndo troppo. Non dire grazie se non c'hai nel sacco. Quindi al momento attuale non possiamo costruire nient'altro con Tom Nook. Bisogna per forza aspettare fino a domani. Ok, quindi al momento attuale bisogna per forza aspettare che il centro campeggio, come si chiama, venga costruito. Tra l'altro ho ottenuto 4 fossili, li portiamo a Blatero, perché non sa mai, bisogna vedere cosa ci dice Blatero a riguardo. Blatero, sveglia, perché dormi sempre? Prendi 4 fossili, perché si possono trovare soltanto 4 fossili per giornata. Almeno sono la nostra isola principale. Cosa abbiamo trovato di nuovo? Abbiamo trovato, 3 cose nuove. La coda da tirannosauro, alla destra dell'Pteranodonte, ok, e il cranio del tirannosauro. Ci manca solo il corpo del tirannosauro. Avremo una testa che fluttua e la coda staccata. Va bene. E mentre il cranio dell'arco leone l'abbiamo già trovato. Tieni, ti do una sta roba qua. Beh, sì. Testa e coda. Va bene. Tra l'altro, una delle cose che adesso sto cercando di comprendere, per capire come funziona tutto, e sto cercando di fare dei test appunto per sapere qual è il metodo giusto per farlo, è appunto creare ibridi di fiori.
perché se metti delle specie di fiore una vicino all'altra e annaffi i fiori, dovrebbe uscire un fiore ibrido in qualche modo, non so bene come. E il motivo del perché voglio fare dei fiori ibridi è più che altro per il fatto che alcuni insetti spawnano soltanto sopra i fiori ibridi. Quindi per il momento ho provato a fare questa cosa qua. Qua ho messo due fiori bianchi, perché dovrebbero creare tipo un fiore viola, un fiore blu, non mi ricordo. Li ho messi in questa posizione qua. Qua invece ho messi in questa posizione qua. Voglio vedere quale funziona. Potrei provare anche a metterli tipo così. È un'altra opzione, ovvero metterli uno accanto all'altro, ma così, in diagonale. Non so se funzionerebbe. Voglio cercare di ottenere appunto dei fiori ibridi, perché è importante. E per il momento non ho ancora avuto successo. Vabbè che sono qua da neanche un giorno, però voglio che funzioni. È importante che funzioni. Ok, allora, adesso le cose che mi rimangono da fare, che potremmo continuare a fare oggi, è appunto posizionare degli altri fiori per sperare di avere degli ibridi di fiori. Casomai cercare qualche insetto, perché non sono ancora le 4 di pomeriggio e la maggior parte degli insetti scompaiono alle 4 del pomeriggio, perché sono un sacco di cose che devo trovare prima la mattina e non ho ancora mai giocato una singola volta la mattina. Però prima delle 4 del pomeriggio credo conti. E per il resto posso vedere cos'altro riusciamo a fare. Quindi mi metto al lavoro, cerco di trovare cose nuove, se ci riesco, spero. Si vedrà. Oh, ma ma sei di nuovo naufragato? Ma che succede? Le onde sono... Preparati, selvaggenti. Ok, bisogna fare questo. Devo rimettere a posto il telefono. Scusate ragazzi, ho leccato le gallette. Dovevo sapere se erano salate. No, non voglio diventare un relitto. E neanche un derelitto. No, ci vai tu sulla coffa. Io ho le vertigini. Quella che si sveglia. Beh, cameriere, quest'acqua è salata. Oh, si è svegliato Gulliver. No, non farmi entrare nello spazio. È freddo e buio, eh? Non sono nello spazio? Fiuf, cara vecchia terraferma. Oh, Gaver, sei stato tu ad avermi svegliato tirandomi le piume? Grazie. Ah, a proposito, ho la testa ridotta abbastanza al maluccio. Devo aver sbattuto la cucuzza quando sono finito in mare. Forse il dolore passerà se continuo a parlare. Aia, che dolore ridere. Ma non doveva fare bene? Mi fai compagnia finché non mi passa il dolore? È la faccia di una che ha una marea di tempo libero. E così, come dicevo, devo essermi sporto troppo e sono finito in mare. Non ho idea di dove sia la mia nave adesso. L'equipaggio sicuramente sarà in pensiero per me. Ma non mi strapperò le piume della paura. Sarò insieme al resto della ciurma in un battibalena. Ora chiedo aiuto con il mio cellulare. È il portotile. Vabbè, l'hai capito. Per tutte le ancore! Il mio comunicatore si è rotto. E ora come farò per rimettermi in onda? Devo aiutarti a trovare i pezzi? Piacerebbe aiutarmi a trovare i pezzi del comunicatore? Yes, ti ritrovo subito, non ti preoccupare, è facile. 5 pezzi. Come la scorsa volta, quindi, va bene. Mi farò un altro regalo di qualche tipo? Lo scorso regalo in realtà non era brutto. Quel copricapolino in realtà era carino. Un pezzo. Secondo pezzo. Terzo pezzo. Quarto pezzo. Quinto pezzo. Ok, tutti sul lato destro dell'isola. Allora, hai trovato anche quello che ti ho chiesto? Yes, ti ho portato tutto. Funziona quindi questo evento qua ogni singola volta uguale, non cambia nulla? Devo sempre trovare i pezzi e li devo riportare, va bene. Invio le mie coordinate, Gulliver passo e chiudo. Ora il problema dovrebbe essere risolto. Va bene, quindi domani mi arriverà un regalo, naturalmente. Prometto che ti restituirò il favore. Controlla la posta fra qualche giorno, va bene. Però, ok, va bene. Quindi d'ora in avanti, quando risuccede, non penso che lo mostrerò più in video. Però i regali in realtà mi interessano, perché il vecchio regalo in realtà non è brutto. È questo nuovo! Yes! Sono riuscito a trovarlo! Perché questi sono appunto pesci che non ho mai potuto ottenere finora, perché si trovano nello stagno la mattina. Te sei un pesce telescopio. Chissà che stelle riesci a vedere. Adesso devo trovarne ancora un altro qua dentro, devo continuare a cercare. Yes! Ecco l'altro che stavo cercando. Ma che quanto sei brutto. Ma sei bruttissimo, sembri... C'hai la faccia di un bambino. Ma sei un pesce. Che succede? Sei il... Ho preso un rancio. Non è la solita pappa pronta. Quindi c'ha davvero la faccia da bambino. Ok, quindi i due... Credo che questi siano gli ultimi due pesci che mi mancavano da catturare, che posso fare fino a marzo. Aprile arriveranno dei nuovi pesci. Vedo se posso catturare degli insetti ora. Non credo ci riuscirò, ma vedo se ho qualche metodo. Ok, ho controllato. Gli unici insetti che mi mancano al momento attuale sono le formiche, ma che si trovano tutto l'anno, non è un problema. E per ottenere devo, credo, mettere delle rape marce per terra. Ups, non ho neanche le rape, quindi ci vorrà un po' per quello. E l'altra cosa che si può ottenere per il momento è un tipo di farfalla che dovrebbe spawnare vicino ai fiori ibridi. Non avendo fiori ibridi, posso cercare di crearli piantando dei fiori, cosa che adesso voglio andare a fare. Voglio cercare di creare una zona con un sacco di fiori, appunto per questa ragione qua. Se no, un altro metodo per farlo sarebbe quello di andare su un'isola
con il coupon, prendere dei fiori lì, si portano qua, dovrebbe poter spawnare e in questo modo si potrebbe catturare. Ah, tra l'altro una cosa, ecco qua, Frozen mi ha mandato questo. Ho preso Chop in ostaggio, dammi 99.999 stelline ed andrà tutto bene. Frozen, ma come si fa a rispondere? Come si fa a mandare messaggi? Ah, giusto, si può mandare messaggi in un altro modo. Un secondo, posso mandargli un messaggio? Perché se posso riuscire a farlo. Se non sbaglio, se vado qua, dovrei poter scrivere delle lettere alle persone, no? Un espositore per biglietti che si possono usare per inviare dei messaggi al prezzo di 200 stelline. Sono pochissime, quindi va bene. Ah, grande! Lo sapevi che puoi inviare dei biglietti ad amici con cui hai giocato? Ma prima di usare questo servizio, devo metterti al corrente di alcuni aspetti legali. Potresti leggere questo con attenzione, per favore? Quando ricevi un biglietto con un messaggio, questo viene salvato nella console. Nintendo Switch non può essere ricevuto di nuovo. I biglietti non ricevuti vengono conservati sul server per 90 giorni, dopodiché vengono eliminati. Puoi avere fino a un massimo di 30 biglietti sul server. Superato tal limite, i biglietti vengono eliminati a partire dal più vecchi. I biglietti eliminati non possono più essere ricevuti. Ok, ora che abbiamo fatto, vuoi spedire un messaggio? Sì, credo di sì. A chi vuoi spedirlo? Il mio io futuro. Posso inviarmi un messaggio a me stesso? No, vabbè, uno dei miei amici vuole inviare un messaggio a Frozen. Mandiamogli un messaggio con che estetica scegliamo. Ma questo, gli inviamo ovviamente questo, attenzione. Caro Frozen, un secondo, devo scrivere il messaggio ora. No, ho finito lo spazio. Aspetta, allora devo riscriverlo. Caro Frozen, la minaccia da lei inviatami lascia il qui presente senza dubbio esterrefatto. Lei però è un uomo benestante, quindi perché vuole da me quel poco che ho in scambio di una persona a me cara? Da Gravia. Volevo fare un messaggio lunghissimo, pieno di cose. Avevo in mente un sacco di altri punti, però l'ho dovuto riassumere soltanto a questo messaggio veloce e concreto, con uno sfondo nero, perché rappresenta appunto il mio stato emotivo. E quindi possiamo fargli un regalo anche? No, non gli facciamo un regalo, perché ovviamente è una domanda. Bisogna aspettare presto la sua risposta. Quindi vediamo che succede. Oh, cappa, il costo del servizio è di 200 stelline. Sì, non c'è problema. Oh, cappa, allora preparo tutto per la spedizione. Ora a questo punto inviamo il messaggio e vediamo quando Frozen ci risponderà. Adesso che abbiamo fatto anche questo, ci concentriamo sui fiori. Prima prendo i fiori che ho in una zona alta dell'isola e cerco di organizzarli in un posto specifico, per casomai cercare di creare di nuovi fiori ibridi. E dopodiché possiamo anche andare su un'isola deserta per vedere cosa riusciamo ad ottenere. Quindi adesso mi metto a fare questo. Allora, mi sono riempito l'inventario di piante che si possono combinare, perché il crisantemo, ogni tipo di pianta, ogni tipo di fiore, si combina e può creare ibridi differenti con altri tipi di piante e roba del genere. Mi sono informato sul crisantemo, perché è quello di cui ne abbiamo la maggior parte, e se non sbaglio, due crisantemi bianchi dovrebbero creare un crisantemo viola, e un crisantemo bianco e un crisantemo rosso dovrebbero creare un crisantemo rosa. Prima cosa che voglio fare è semplicemente mettermi il terzo test qua, perché voglio vedere quale di questi qua riuscirà a creare un ibrido prima. Avevo menzionato oggi che mi era pure venuta l'idea di piantarli così. Quindi mettiamo un crisantemo rosso qua, mettiamo un crisantemo bianco qua e dopodiché diamogli l'acqua. Appunto, in questo modo abbiamo quella prova lì, abbiamo questa prova qua e abbiamo questa prova qua sopra. Funzionerà distaccati uno dall'altro, attaccati o in diagonale? Non lo so, si vedrà. Detto questo, facciamo quello che potrebbe funzionare, non lo so. Ne mettiamo un sacco assieme e spero che funzioni. Li mettiamo qua sopra perché non saprei in quale altra zona piantare i fiori. E se non sbaglio, qua in alto non c'è nessun fiore, quindi va bene qua sopra. Come li voglio piantare? Non lo so. Leviamo un paio di alberi, li piantiamo da qualche altra parte, perché qua mi serve un pochino di spazio per agire, creare e far funzionare. Li mettiamo qua i cedri. Sono cedri? Sono pini, non sono cedri. Ero convinto fossero pini, si chiamano cedri. Ma perché? Vabbè. Li mettiamo... Facciamo così. Pianto uno bianco qua. Pianto uno rosso qua. Poi pianto uno bianco qua. Pianto uno rosso qua. E dovrebbe funzionare all'incirca, credo. E piantiamoli così. In questo modo abbiamo delle file. Dove sono... Non sono simmetriche, non vi preoccupate. Casomai in futuro faremo un posto più corretto. Però così... Tecnicamente dovrebbero creare qualcosa, perché ci sono due bianchi vicini e questi qua nel caso potrebbero creare uno viola, e quelli rossi sono vicini a quelli bianchi, quindi dovrebbero creare quelli rosa. Quindi funziona in questo modo? Onestamente non lo so, però non saprei in quale altro modo controllare, quindi ci fidiamo e va bene così. Ok, dovrei aver annaffiato tutto. In questo modo qua dovremmo ottenere appunto un fiore ibrido, sperando. Voglio capire proprio come funziona, perché non lo so, e questo qua è un buon test per vedere se funziona o meno. Detto ciò, abbiamo un coupon perché ci è stato regalato. Quindi, visto che comunque c'è l'opzione,
possiamo andare a visitare un'altra isola. Sperare che sull'isola vengano, si trovino dei fiori ibridi. Non so se si possono trovare. Ad esempio mi è stato detto che questo qua arancione è un ibrido, ma da quello che ho contato su internet non lo è. Quindi non penso che questo qua sia un ibrido. Credo che sia normale. Però se andiamo su un'altra isola e troviamo, che ne so, altri fiori che possiamo portare per caso mai avere più ibridi, per poter creare un campo pieno di fiori ibridi e avere più chance di trovare gli insetti che ci mancano, molto volentieri. Io lo faccio assolutamente volentieri. Quindi prendiamo il coupon che ci è stato regalato, ce l'abbiamo qua, e andiamo a visitare un'altra isola. Non mi sono ancora informato sugli orari precisi o altro, però mi è stato detto che se visiti isole deserte con i coupon la sera o la mattina o il pomeriggio, puoi trovare isole differenti. Io ovviamente gioco sempre praticamente il pomeriggio, quindi in questo caso è molto probabile che ritroviamo un'isola che abbiamo già visto in passato. Però prima o poi devo tentare e provare a visitare delle isole con i coupon, oppure informarmi semplicemente, per andare anche a trovare isole differenti. L'importante per me è che ci sia un fiori. Non chiedo molto, chiedo soltanto fiori. Ok, siamo arrivati. No, questo mi sembra di averlo già visto. Ci sono altri crisantemi. So che esistono un sacco di altre varietà di fiori, ma a questo punto, visto che come le ciliegie troviamo sempre i crisantemi, credo che per avere gli altri tipi di fiori devo farmi dare da qualche altra persona online che ha appunto altri tipi di fiori. Penso che funzioni così, perché non ho ancora trovato nessun altro tipo di fiori. A meno che non si comprano nel negozio. Forse si comprano al negozio. Sai che non ho controllato? Non ho assolutamente controllato se si trovano nel negozio o meno. Tra l'altro mi è stato detto che non potevo in passato ottenere abitanti, perché per ottenere abitanti dovevo appunto andare avanti con la storia. E da quello che ci ha detto Tom Nook è probabile che ora potremmo forse ritrovarli adesso, oppure semplicemente ritroveremo attraverso il kit da campeggio che abbiamo costruito. Non lo so onestamente, però raccogliamo i fiori. Svuotiamo quest'isola da tutti gli oggetti non troppo importanti. Ah, tanto questa è l'isola di cui mi è stato detto. Qua è facile trovare come pesce lo storione, perché è un'isola piccolina, è facile che compaiano qua in mezzo appunto dei pesci, e alla bocca del fiume, in questa zona qua, riesce a trovare lo storione. Quindi questa dovrebbe essere l'isola corretta per trovarlo. Io ieri non potevo farlo però, perché il centro servizi era chiuso, quindi in ogni caso non potevo fare nulla. Va bene, mi metto a prendere la roba. Ecco qua, questo qua è il metodo. Per catturare le vespe al 100%, devi avere il retino in mano, scuotere l'albero da davanti, in quel modo il personaggio si girerà in automatico verso le vespe, spammare il retino e le cattura al 100%. Mi è stato detto randomicamente in live, l'ho provato e per il momento non mi ha mai fallito. Ovviamente devi avere il retino fuori e devi stare cercando le vespe. Però funziona, il che è buono. Ok, ho fatto tutto quello che potevo fare sull'isola. Ho raccolto i fiori che mi interessavano. In questo modo posso cercare di fare più ibridi. Ho avuto fortuna, ho trovato un altro minerale d'oro. A questo punto ne ho 5 o 6. Sono abbastanza rari in realtà. E per il resto qualche cos'altra cosetta che ho raccolto qua a giro. Potevo prendere più fiori, ma a questo punto avevo già un sacco. Non mi sembrava necessario. Va bene, torniamo a casa. Voglio tornare a casa. Sì. Torniamo a Flynn. Yes, Dodoardo, parli sempre troppo. Perfetto, siamo tornati sulla nostra bellissima isola. In realtà qua c'è ancora delle cose da fare. Dovrei prendere i sassi, legna, roba del genere. Ma quelli sono ovviamente cose che ci metti relativamente poco a fare. Ora però possiamo tornare anche nella zona di prima. Piantare, non l'accetta. Piantare altri fiori, non il retino. Piantare altri fiori e sperare che presto ci compaia un ibrido. La farfalla che sto cercando in realtà compare fino alle 7 di sera, se non sbaglio. Dovrei ricordarmi bene. Però appunto, non avendo fiori ibridi, neanche uno, non ho chance di farla comparire purtroppo. Quindi bisogna concentrarci e lavorare per far comparire gli insetti che ci mancano adesso. Da aprile ci sarà un sacco di roba da prendere, ma al momento attuale è l'unico insetto che posso cercare di ottenere. Quindi piantiamo pure tutto il resto dei fiori. Ok, abbiamo un bel campo fatto in questo modo qua. Il problema è che ce ne rimangono due. Quindi ne piantiamo uno qua. Uno qua e li lasciamo da soli lontani rispetto agli altri perché sono stati cattivi. Va bene? Va bene. Speriamo che compaiano presto gli ibridi, perché mi farebbe molto piacere. Credo di dover aspettare almeno un giorno prima di avere i risultati. Non penso che basti qualche ora per farli comparire. Penso che vedremo dei veri e propri risultati domani. Va bene, oggi abbiamo fatto in realtà davvero tante cose. Con il fatto che c'erano gli eventi nel municipio, abbiamo piantato la tenda, abbiamo lavorato per i fiori, abbiamo trovato i pesci che mi mancavano e tutti quei discorsi lì, penso che per oggi possa essere tutto. Ho visto alcune persone che non hanno capito quello che ho detto, quindi vi prego, per quelli che hanno capito, se vedete le persone nei commenti che fanno domande, adesso lo rispiego. Giusto per chiarire il tutto, adesso lo rispiego un'ultima volta.
Se vedete qualcuno che non ha ancora capito, vi prego, spiegateglielo voi perché non posso dirlo mille volte. I video di Animal Crossing usciranno soltanto quando sono soddisfatto dalle cose che ho fatto in game e quando penso che un video abbastanza interessante possa essere fatto a riguardo. Il che significa che i video di Animal Crossing non usciranno più ogni singolo giorno, usciranno quando sono pronti. Questo non significa che non usciranno video ogni giorno, usciranno comunque video ogni giorno, a meno che non abbia problemi, ma di anche altri giochi, perché tra l'altro presto inizieremo pure Persona 5 Royale e senza alcun dubbio Persona 5 Royale sarà un gioco che giocheremo parecchio. Mentre per quanto riguarda le live non le faccio un giorno preciso. In base al periodo ho una schedule differente per le live. In questo periodo qua la programmazione è che lunedì, martedì, giovedì e venerdì gioco a Doom 2016, perché mi interessava, volevo giocarlo e quindi l'ho recuperato. Mentre mercoledì, sabato e domenica nelle live faccio varietà. Varietà possono essere giochi indie, giochi molto brevi, semplicemente just chatting, oppure in alcuni casi giochi come Mario Maker 2, Smash quando gioco contro di voi, oppure anche Animal Crossing se ho bisogno di farmare. La programmazione live però cambierà ogni tanto e ogni volta che la programmazione live cambia, posto sulla sezione community di YouTube un'immagine con la nuova programmazione e metto pure una storia su Instagram, sul mio account Instagram, di appunto la nuova programmazione. Quindi adesso che ho detto tutto questo, so che c'è un sacco di gente che ha capito, ma ci sono ancora un sacco di persone che mi chiedono quando esce Animal Crossing, perché oggi non è uscito e roba del genere, quindi vi prego, se vedete domande del genere, se potete spiegargli in un secondo, calmi, nessuna cattiveria, vi prego di farlo. Detto ciò, penso che per oggi possa essere tutto, ma quindi, spero che vi abbiate apprezzato, spero di rivedervi in un prossimo video, ciao a tutti. Tra l'altro ho pure ottenuto dei nomi Yanook, un secondo, ho fatto degli obiettivi che non mi ricordo quali. Annaffiare con amore. Ho annaffiato abbastanza piante. Perfetto, va benissimo, mi sembra logico per quello che abbiamo fatto oggi. E ho pure sbloccato un problema a cui far fronte. Ah, sì, sono i mobili che cadono dagli alberi. Devo trovare altri 10 mobili, va bene.